Scope, palette, raschietti, olio di gomito, ma soprattutto tanto entusiasmo da mettere a disposizione della comunità e di una delle cittadine più belle e uniche d'Italia, Comacchio. Questo ha spinto circa 50 persone sabato pomeriggio per la pulizia delle strade e dei ponti della cittadina lagunare. Non solo comacchiesi, hanno partecipato anche cittadini e cittadine di Lago Santo e Codigoro appartenenti al circolo Delta del Po di Legambiente Plastic Free, alla Protezione Civile Tre Ponti, al Fondo Ambiente Italiano, alla compagnia di Aletale Albatal, oltre ad ANMI e ad ANC Lago Santo, tutti sotto la regia di Roberto Bellotti. Tramite la scopa intendiamo ridare nuova luce alla bellezza del centro storico. Noi crediamo che una città più bella e decorosa migliori la qualità della vita dei suoi abitanti. Oggi siamo a Comacchio, ma idealmente vogliamo inviare il messaggio ad ogni città, perché siamo certi che queste iniziative possano cambiare in meglio i nostri comportamenti individuali. I centri storici sono la storia dei luoghi e della vita delle comunità che in essi vivono, vi hanno vissuto. Spetta a noi tutelarli e riconsegnarli in condizioni, se possibile, migliori di come li abbiamo ricevuti, ha aggiunto Bellotti. Partiti dalla Torre dell'Orologio, i gruppi sono stati suddivisi in aree da ripulire. In due ore di lavoro raccolti moltissimi mozziconi, coriandoli e anche erba cresciuta tra i mattoni e il selciato. Totale circa 40 sacchi di rifiuti.